controllare col cibo. Se defemo è un sacrificio, però qualcuno deve fare, no? È sacrificio. Benvenuti in Tacaré, ci siamo specialisti nel turismo. Io faccio il sacrificio. Io sono un ombrello. Ombrello. Meno male che abbiamo fatto il bagno alle cascate. Ma c'è sabato! Vedete qua? A destra c'è la favelas. Una volta erano case tutte di paglia, adesso il governo gliela fa dei mattoni. Qualcuno di loro sì, io quando abitava qui aveva uno che conoscevo e ogni tanto c'era di gente che voleva andare, lui accompagnava, poi si entra con lui, capito, nessuno mi torna. Allora fermiamoci qua, va, scendiamo un attimo, poi ci facciamo portare a vedere la spiaggia giusto per fare due foto. Sì, ragazzi, qui diluvia, ci siamo spostati dal centro dove c'erano i negozietti per venire a mangiare qui alla spiaggia, perché ci sono tanti ristorantini. Dove dice che si mangia bene, il problema è che qua queste pozzanghere. È caro se si è storaci? No, no. È di scimica. Che soldi è questa capace di tutto. Vediamo. Questo non è nemmeno
spiaggia sarebbe stata anche bella. Guardate, il problema è che diluvia. Qui tutta la gente si è riparata sotto alla tettoia di questo ristorante, che a questo punto 13 di noi come capienza non ci stanno più. Quindi solo un pezzetto di film e poi andiamo via. Si paga il chilo, cioè si paga quello che si prende. C'è uno con una bilancina che pesa, vedete, Elisa pesa tutta sta roba qua, Francesco anche. Scusa? Vedete che pesa? Pesa il piatto, scrive quanto è il peso, qui c'è la lista, a seconda di quanto si mangia. Coca-Cola? Va bene una cosa? No, per me. Brigado. Monica, Fabrizio finalmente ha la sua carne. Questo è il buffet. Non so se dopo aver mangiato sta roba saremo integri in nave o se ci verrà qualche accidente, però ci siamo lanciati e pazienza. Ha finalmente smesso di piovere, il tempo di pranzare, adesso però dobbiamo andare verso la città, rientrare, sono 60 km. Poi se avanziamo mezz'ora. Se avanziamo mezz'ora piuttosto andiamo in centro. Io devo anche cambiare i soldi. Finito la banana? Finito. Guardate che bei pesci che ha quel signore lì. Guardi qua. Io sono stai te? Sì, ho già 40 anni fa, quelle cose adesso, 40 anni